Il PIN è il codice ed è il nome del partito Italia Nuova, dove la parola partito significa essere partiti nella direzione dell'Italia Nuova. Un concetto che è fuori da tutto quello che è la realtà che conosciamo, quindi tutto quello che già conosciamo non c'è nel PIN, è una scoperta di una cosa nuova. E la cosa nuova è che questo Stato, così com'è, non ci piace, non lo desideriamo e non ci fa stare bene. Allora occorre immaginare una forma di Stato nuovo, un rapporto nuovo tra il cittadino e lo Stato stesso. Quello Il che... libro che lei ha pubblicato può ritenersi il Vangelo di questa nuova formazione? Allora, ci sono un po' di citazioni evangeliche effettivamente, ma non è sicuramente il Vangelo, perché poi in realtà il Vangelo ognuno se lo fa per conto suo. Però c'è lo spunto di una riflessione. Io dico sempre che quello che c'è scritto in questo libro è già nel cuore di tutti, occorre solo accorgersene. Questo che significa praticamente? Praticamente significa una nuova Costituzione, perché quella che abbiamo a 60 anni è vecchia, non dice più niente di vero nella realtà nostra quotidiana. Occorre pensare a una nuova Costituzione, veloce, rapida, con pochi articoli, poche regole chiare da rispettare. Un nuovo modello fiscale che abolisca il sistema progressivo dell'imposta e introduca una flat tax uguale per tutti, perché l'articolo 3 della Costituzione, che recita che tutti siamo uguali, è falso. Siamo tutti diversi e l'unico che vogliamo che sia uguale per ciascuno è lo Stato. Una nuova forma di Stato che attribuisca il potere a qualcuno che lo gestisca in nome del popolo. Quindi la sovranità appartiene al popolo, punto. Non è che questo PIN è un colpo di sole. Beh, qua c'è molto sole e si sta bene effettivamente a Reggio Calabria. Non lo so se è un colpo di sole, comunque il sole fa sempre bene perché il sole è una grande energia che nutre tutta l'esistenza sulla Terra. Quindi se fosse un colpo di sole sarebbe una grande illuminazione per ciascuno. Senta, lei si sente mica come un mestolo che cerca di rimuovere questa fase stagnante della politica? Ecco, potrebbe essere anche che l'esempio del mestolo potrebbe essere carino. Diciamo che il mestolo è ciascuno di noi.